Data molto importante, quella di oggi, che è stata celebrata con una conferenza stampa altrettanto importante, dove hanno partecipato i quattro presidenti della dorsale adriatica, Regione Marche, Regione Abruzzo, Regione Molise e Regione Puglia, una attività promossa dal presidente Marco Marsilio già da alcuni mesi, che ha visto diverse tappe e diversi impegni di lavoro che hanno portato a un inserimento, bisognerà attendere ovviamente l'ok definitivo da parte dell'Europa, della dorsale adriatica per quanto riguarda i trasporti trasfrontalieri. Il presidente Marsilio ha creduto fin dal suo insediamento sulla centralità dell'Abruzzo, non solo nell'intera nostra nazione, ma specialmente all'interno della comunità europea, battendosi anche con un'attività abbastanza conservatrice dell'Unione Europea, si è riusciti a portare questo primo traguardo fondamentale, ambizioso, auspicato da tanti, già da tantissimi anni, che adesso sta prendendo corpo e che sicuramente vedrà anche ulteriori risultati fruttuosi per l'Abruzzo.